Non so se mi crederete. Passiamo metà della vita a deridere ciò in cui altri credono e l'altra metà a credere in ciò che altri deridono. Camminavo una notte in riva al mare di Brigantes, dove le case sembrano navi affondate immerse nella nebbia e nei vapori marini, e il vento dà ai rami degli oleandri lente movenze d'alga. Non so dire se cercassi qualcosa o se fossi inseguito. Ricordo che erano tempi difficili, ma io ero, per qualche strana ragione, felice. Improvvisamente, dal sipario del buio uscì un vecchio elegante, vestito di nero, con una gardenia all'occhiello, e passandomi vicino si inchinò leggermente. Misi a seguirlo incuriosito. Andavo di buon passo, ma faticavo a stargli dietro, perché sembrava che procedesse volando a un palmo da terra e i suoi piedi non facevano rumore sul legno umido del molo. Il vecchio si fermò un attimo, tracciando in aria gesti con cui sembrava calcolare la posizione delle stelle. Poi annuì con la testa e prese a discendere una scaletta che dal molo calava nelle acque scure. È giunta mezzanotte, ti spengono i rumori, ti spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza gigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Senza indugiare, vestito com'ero, mi tuffai. L'acqua era gelida e sul fondale melmoso giacevano detriti e cordami. Mi guardai intorno cercando tracce dell'uomo e con mia grande meraviglia vidi, sospesa a pochi metri dal fondo, un'insegna luminosa con la scritta Bar. Verso di essa si dirigeva tranquillamente, camminando come un palombaro, il vecchio della gardenia. Come in un sogno, nuotai anch'io verso quell'insegna che illuminava l'acqua di azzurro. Arrivai così a una costruzione intarsiata di nautili con una porta di legno. La porta si aprì subito e il signore con la gardenia mi tese la mano. Non fece altro che tirarmi dentro di colpo e mi ritrovai in un bar accogliente, luminoso e pieno di avventori. Era arredato con mobili di stile diverso, alcuni di antico gusto marinaro, altri esotici, altri decisamente moderni. Il bancone sembrava la fiancata di una nave, tanto era lucido e imponente. Sopra lo schieramento delle bottiglie c'era un grande oblò di vetro, da cui si potevano ammirare candelabri di corallo e branchi di pesci. Gli avventori bevevano e chiacchieravano come in un qualsiasi bar di terraferma. Formavano il gruppo più stravagante che io avessi mai visto. Il barista mi fece segno di avvicinarmi. Aveva un'espressione ironica e il suo volto ricordava quello di un famoso interprete di un film dell'orrore. Mi offrì un bicchiere di vino e mi appuntò una gardenia all'occhiello. «Siamo lieti di averla tra noi», disse sottovoce. «La prego di accomodarsi, perché questa è la notte in cui ognuno dei presenti racconterà una storia». Mi sedetti e ascoltai i racconti del bar sotto il mare.